L'isola dei famosi, la confessione di Francesco Monte sulla droga, ecco la verità. Gossip Isola dei famosi 2018, la verità di Francesco Monte dopo lo scandalo droga. Dopo giorni di silenzio in cui ha cercato di essere super partes, ecco che cancelletto Francesco Monte ha scelto di ritornare in televisione dopo il clamoroso scandalo della droga all'Isola dei Famosi 2018, video, e per la prima volta ha confessato tutto, ma proprio tutto, su quello che sarebbe successo in Honduras nelle tre settimane in cui ha avuto modo di vivere questa breve ma intensa esperienza che difficilmente potrà cancellare dalla sua vita. Droga all'Isola dei Famosi, parla Francesco Monte a Verissimo. Francesco Monte, infatti, come ben saprete, è stato accusato di aver portato la droga al cancelletto Isola dei Famosi. A puntare il dito contro di lui è stata Eva Anger, la quale ha rivelato che nei giorni in cui sono arrivati in Honduras prima dello sbarco sulla spiaggia, Monte sarebbe andato a caccia di marijuana, che in seguito riuscì a procurarsi e che avrebbe fumato delle canne in presenza di tutti gli altri concorrenti del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Un'accusa molto grave che ha ovviamente indotto Francesco Monte ad abbandonare il cast dell'Isola dei Famosi e a tornare in Italia per potersi difendere nel migliore dei modi da queste gravi accuse che sono state mosse da Eva Anger, tra l'altro in diretta TV in prima serata davanti a milioni e milioni di spettatori. Ebbene, Francesco Monte ha scelto di interrompere questo silenzio e questo pomeriggio parteciperà alla nuova puntata di Verissimo in onda su Canale 5 dalle 16 in poi, dove vedremo che l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi racconterà per la prima volta tutta la verità su quanto è successo in Honduras. La confessione di Francesco Monte dopo l'Isola dei Famosi. Possiamo svelarvi che Monte punterà il dito contro Eva Anger, video, affermando che ha vissuto tutta questa situazione come un attacco personale che gli è stato voluto fare dalla concorrente, forse perché non aveva gradito il fatto che Francesco l'avesse nominata e mandata al televoto dopo pochissimi giorni di gioco. Il concorrente dell'Isola dei Famosi, però, ha smentito categoricamente tutte le notizie e le affermazioni fatte della Anger in questi giorni, affermando con sicurezza di non aver mai fatto uso di droga durante il reality e aggiungendo che l'unica cosa che ha rollato sull'isola sono state le sigarette che lui stesso si faceva con il tabacco, ma non certamente le canne di marijuana che la Anger sostiene di aver visto. E questa è la verità dei fatti di Monte sullo scandalo droga che adesso proseguirà in una aula di tribunale.